Buonasera a tutti, io mi chiamo Luca Fraioli, sono un giornalista di Repubblica, ho frequentato anche molto questo quartiere, dicevamo prima col professor Ricci, io ho vissuto per un po' di anni qui a via Tommaso Campanella, quindi anche questa biblioteca ci ho portato i miei bambini alcuni anni fa ed è un piacere tornarci in questa occasione. L'occasione è appunto la presentazione del libro di Fulvio Ricci, La scoperta delle onde gravitazionali, edizioni Dedalo. Fulvio Ricci è un professore di fisica sperimentale all'Università della Sapienza di Roma, ma soprattutto, e siamo qui per questo, è tra i protagonisti di una delle scoperte più importanti nella fisica contemporanea, quella appunto delle onde gravitazionali. E lui di questa scoperta ci racconta nel libro. Di più? Pensavo che mi sentiste, allora cerco di avvicinarmi ancora di più. Va bene così? Sì, devo portarlo più vicino, ma volentieri. Allora, come dicevo, siamo qui per parlare di questo libro, per parlare in particolare della scoperta delle onde gravitazionali, di cui Fulvio Ricci è stato uno dei tanti protagonisti, perché, come vedremo, non è più la fisica di un tempo quando c'era lo scienziato che faceva la scoperta. Ci sono dei team di centinaia e centinaia di scienziati. L'abbiamo visto ieri, forse ne parleremo, della foto che avrete visto anche voi, scattata ieri, anche quella, una foto che però dietro ha 8 telescopi, 200 ricercatori, insomma è una fisica un po' diversa da quella del Novecento e dell'Ottocento, dove c'era lo scienziato singolo. Ma di tutto questo ci parlerà Fulvio Ricci, che io ho incrociato, ed è per me ancora un altro motivo di piacere essere qui, quando da studente di fisica ho frequentato il gruppo di ricerca sulle onde gravitazionali all'Università La Sapienza di Roma. Io ho cambiato strada, mi sono messo a fare il giornalista, molti dei miei colleghi hanno continuato e da quegli esperimenti un po' rudimentali che si facevano all'epoca e di cui il professor Ricci ci parlerà, si è arrivati a qualcosa di molto più sofisticato, fino talmente sofisticato da riuscire a vedere effettivamente le onde gravitazionali. Quindi parleremo, penso, anche di questa evoluzione, diciamo così, degli strumenti. E come io naturalmente non voglio togliere spazio al professor Ricci, vi ringrazio per essere venuti. Ricordo anche che questo evento fa parte delle manifestazioni collegate in qualche modo al Festival delle Scienze che si sta svolgendo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica in particolare, Festival delle Scienze National Geographic. Quindi diciamo, ci sono una serie di eventi disseminati sul territorio, nelle biblioteche di Roma, e questo è uno di questi eventi. Allora, ci davamo del tu, continuiamo a farlo anche a microfoni accesi, diciamo così. Ecco, io vorrei cominciare dalla fine, cioè questo libro racconta la storia di una scoperta, vorrei che tu partissi da quel giorno, cioè quando sono arrivate queste onde gravitazionali e le avete viste. Allora io immagino che nella vita di uno scienziato che, insomma, almeno per un certo periodo di tempo si è dato quell'obiettivo, arrivare a vedere quello che ha cercato per 15, 20, 30 anni è un giorno indimenticabile. Vorrei che ci raccontassi quello, poi torniamo indietro a spiegare le premesse. Allora, l'evento diciamo della prima rivelazione è datato il 14 settembre del 2015, quindi siamo a 4 anni fa. E io a quell'epoca ero il portavoce, si dice così, il portavoce della collaborazione Virgo, che era la collaborazione che aveva la responsabilità di portare avanti lo sviluppo del rivelatore che è a Cascina, e eravamo diciamo in fortissima interazione con l'altra collaborazione, che era la collaborazione LIGO, la collaborazione americana, che aveva due strumenti analoghi al Virgo che sta a Cascina, e insieme lavoravamo, diciamo, le due collaborazioni, che significa avere a che fare con un migliaio di persone, stiamo parlando di un migliaio di persone distribuite su 4 continenti, avevamo questa responsabilità di analizzare i dati che producevano le macchine. Questo era il punto chiave. E a un certo punto, un bel momento di quel giorno, tra l'altro per noi era giorno, in America stavano ancora dormendo, almeno stavamo lì, insomma, era di turno a guardare i dati un giovane collega italiano, che era in turno
ad Hannover perché aveva una borsa di studio presso il Max Planck tedesco, quindi toccava a lui seguire che cosa stava succedendo a queste macchine. A un certo punto lui ha visto questo grosso colpo, grosso, che cosa significa grosso? Poi ve lo dico tra un attimo perché bisogna mediare, insomma, e impressionato da questo evento. Rompendo tutti i protocolli che avevamo stabilito, perché il direttorato di queste due collaborazioni, che eravamo fondamentalmente tre persone, io, la Gabriella Gonzalez e David Rice, che era il direttore di LIGO, avevamo detto: guardate, quando succede questo, voi dovete avvertire questo tizio, quest'altro tizio, quest'altro tizio, eccetera. Sto ragazzo, diciamo, che adesso è un illustre ricercatore, va bene, preso dall'entusiasmo, dice: ma qui c'è successo qualcosa che non capisco, e ha mandato un'mail, come si dice a Roma, al popolo e al comune, cioè ha mandato un'mail a tutti quanti, a tutta la collaborazione, dicendo: guardate, c'è questa cosa che non capisco, fatemi le prime verifiche perché c'è un evento troppo grande. Quindi è arrivato questo mail. E allora lì è cominciata la reazione, perché la reazione della collaborazione è stata, diciamo, psicologicamente divertente da analizzare, perché le persone con i capelli bianchi in realtà hanno avuto la tipica reazione del dire: ferma un attimo, aspettate, state calmi, cerchiamo di capire che cosa succede, perché non dobbiamo dire sciocchezze. Va bene. Mentre i Mentre i giovani. giovani erano partiti tutti quanti all'assalto, diciamo: l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Quindi c'è stato un attimo, diciamo, di portare, diciamo, rimettere le truppe in riga, cosa non banale, però è stata l'operazione più complicata, diciamo, da fare dal punto di vista squisitamente, diciamo, di sociologia scientifica, quella di tenete conto che la cosa complicata è che queste collaborazioni ci avevano una grossa componente europea, una grossa componente americana, e poi avevamo anche le code, perché avevamo la gente in Corea, in Giappone, in Australia. Quindi questo affare che Quindi rimbalzava, pur queste non avendo. informazioni che rimbalzavano, insomma, bisognava tenere sotto controllo queste Dobbiamo situazioni. scambiarci il microfono purtroppo però ecco, per far capire, quindi pur non avendo gli strumenti, perché gli strumenti sono uno italo-francese, diciamo così, nelle campagne di Pisa, due americani, se non ricordo male, nello stato di Washington, in Florida, corretto? Lui. Uno è lo stato di Washington, quindi è a 400 km da Seattle verso l'interno, quindi siamo dalla parte del Pacifico, e l'altro è a 70 km da New Orleans, quindi è al nord di New Orleans, e ci sono 3.000 km di distanza l'uno dall'altro. Ecco, però ci sono scienziati che non necessariamente sono solo americani o europei, no? Quindi partecipano dando un contributo in termini di studio dei dati, di partecipazione all'esperimento. Danno contributi di natura diversa. La maggior parte di queste persone contribuisce fondamentalmente all'analisi dei dati. Poi c'è anche una componente non trascurabile, che ha costruito parti degli apparati sperimentali che sono montati e mantengono poi la responsabilità della manutenzione. Questo è un punto chiave da Ecco, io non so tenere. chi di voi ha visto Interstellar, che è un bellissimo film di fantascienza, diciamo così. Il consulente scientifico, forse lo saprete, di quel film è Kip Thorne. Kip Thorne è un fisico, uno dei tre fisici americani che ha preso il Nobel poi per la scoperta di cui ci sta parlando il professor Ricci. Io ho avuto la fortuna di intervistare Kip Thorne e mi diceva che oltre alla cautela, di cui ci parlava il professore, c'era anche un'altra cosa, cioè che di tanto in tanto si immetteva un segnale falso, cioè come dire, qual c'è qualcuno nel gruppo degli scienziati di queste collaborazioni che immette in rete un falso segnale per vedere se tutto funziona, cioè se le procedure di allerta effettivamente funzionano. Quindi uno dei dubbi che è venuto, se non sbaglio, è proprio vedere, ma non è che qualcuno ha immesso questo falso dato per vedere se ci siamo cascati oppure no? È così? Sì, ma infatti, tra l'altro nel libro io riporto il messaggio elettronico originale diffuso da Marco Drago, questo ragazzo, e nell'ultima parte del messaggio c'è proprio esplicitamente scritto: ma c'è nessuno che ha fatto una fake injection, cioè che ha fatto questa iniezione del segnale? Ora, la verità è che
quando siamo partiti per prendere dati, il sistema di iniezione in questa occasione non funzionava, quindi non era possibile farlo, va bene? Qui, però lo sapevamo solo in pochissimi. Quindi noi eravamo, nonostante questo, la reazione è stata, la prima reazione è stata quella di verificare se qualcuno a nostra insaputa avesse agito impropriamente sulle macchine. E quindi c'è stata tutta una fase, i primi giorni, insomma, c'è stata tutta una fase di fare una specie di una ispezione analoga a quella che fa la polizia sul luogo del delitto, va bene, per cercare di capire, ad esempio, di verificare se nei registri elettronici che segnavano gli ingressi nelle sale sperimentali avevano registrato a quell'ora, in quel giorno, l'ingresso di qualcuno, perché gli edifici erano chiusi. Quindi c'è stata tutta un'operazione di controllo che è stata praticamente la prima cosa che abbiamo fatto. E c'è stata una lunghissima discussione fatta in teleconferenza, eravamo riuniti delle 1000 persone, c'erano 200-300 persone lì connesse in teleconferenza, in cui c'è stato riportato il risultato di questa analisi per vedere se effettivamente non c'era motivo di dubitare che la macchina era una macchina che stava funzionando, che le macchine stavano funzionando correttamente. Quindi questa è stata una vicenda, diciamo, molto divertente per certi versi. Oggi a raccontarla, in quei giorni era un periodo di grande tensione, francamente. Questo lo posso... Ecco, questo è quello che gli americani chiamano l'eureka moment, no? Cioè il momento in cui si dice eureka, ce l'ho fatto, ho scoperto. Qui abbiamo parlato della scoperta, però spieghiamo, probabilmente tra il pubblico c'è chi lo sa, ma dobbiamo spiegare che cosa stavate cercando, cosa sono le onde gravitazionali, perché sono così importanti per confermare alcune teorie, che cos'altro ci possono far scoprire in futuro. Allora, cominciamo proprio dalle basi. Cos'è un'onda gravitazionale? Allora, il punto chiave della teoria della relatività generale di Einstein è che Einstein correla le proprietà dello spazio e del tempo con la distribuzione di massa, quindi la gravità, che è la forza che conosciamo tutti, perché è quella che ci fa cadere, ci fa rompere le ossa sostanzialmente, in realtà nella teoria di Einstein viene direttamente connessa con la proprietà dello spazio. E quindi la rappresentazione pittorica che si dà è quella di uno spazio rappresentato da una rete elastica, quindi questo spazio è uno spazio che si può deformare, poi vediamo un istante che cosa significa. Se io ho una massa nello spazio, quello che succede è che attorno a questa massa lo spazio si deforma, come se si deformasse una palla di gomma, un pezzo di gomma, diciamo, subisce una deformazione per effetto della presenza stessa della massa. Questa deformazione dello spazio, che significa deformare lo spazio? Significa praticamente che se io misuro la distanza tra due punti, in presenza di una massa, questa distanza tra due punti si altera, viene modificata. La luce che rimbalza tra un punto e l'altro, tra un punto e l'altro di questo spazio, in presenza di questa massa, percorre questo tragitto in un tempo diverso. Quindi questo è, diciamo, il punto chiave che ci dice che lo spazio dipende dalla distribuzione della massa. Ora, questo effetto che lo spazio viene deformato è stata la prima prova, diciamo, l'osservazione della deformazione dello spazio, e quindi del fatto che il percorso della luce in presenza della massa cambia, è stata la prima prova sperimentale che Einstein aveva ragione. È un'osservazione fatta nel 1919 da Eddington, dall'astronomo inglese Eddington, che osserva che cosa succede al raggio di luce che parte da una stella, passa vicino al Sole e viene deviato. E quindi praticamente uno si accorge che la posizione della stella risulta spostata per effetto di questa
curvatura del raggio di luce che dalla stella passa vicino al Sole e poi arriva verso di noi. Questo effetto è stato visto da Eddington nel 1919 ed è da quel momento che Einstein acquista una popolarità enorme, perché questa è, diciamo, veramente una scoperta travolgente, perché si dice la gravità in realtà non è altro che una manifestazione delle proprietà dello spazio-tempo, non è più una forza, è una rivoluzione culturale che parte dalla dimostrazione, diciamo, Einstein enuncia la sua teoria nel 1915, la pubblica nel 1916, poi c'è un altro lavoro del 18, insomma, e però la dimostrazione è dell'inglese Eddington nel 1919. Io racconto sempre, sottolineo questo, che quando Einstein enuncia la sua teoria e la pubblica, siamo in piena prima guerra mondiale, va bene? E lui è tedesco, va bene? E Eddington, che è astronomo reale, che sta in Inghilterra, va bene? Dice ai suoi colleghi inglesi, guardate che forse questo tedescaccio ha ragione, e l'Accademia inglese non ama sentirselo dire, ed è ovvio che non lo ami sentirselo dire, perché i cittadini, i soldati inglesi stavano sparando ai soldati tedeschi e viceversa sul fronte, quindi c'era la guerra. Ma nonostante questo, Eddington dice, guardate che forse lui ha ragione, e organizza la prima spedizione, che poi fallisce nel 16, e poi la ripete nel 19, ed è l'inglese che dà celebrità al tedesco. Questo io lo trovo emblematico, per me questa è una cosa emblematica. Vabbè, la scienza, signori miei, non ha confini, questo è un messaggio molto chiaro che vorrei dare, la scienza non ha confini. Noi, nella nostra collaborazione, adesso siamo diventati quasi 1400 persone, abbiamo una copertura mondiale, ci manca l'Africa, con mio grande scorno, nella mia collaborazione ci manca l'Africa, va bene, però stiamo coprendo 4 continenti, abbiamo persone del Sud America, abbiamo gli Stati Uniti, il Canada, eccetera, eccetera, tutti gli altri in Europa. Questa è la nuova scienza. La scoperta di oggi, il buco nero di oggi, è il risultato, è un risultato, diciamo, quello che vedete sul giornale di oggi, di stamattina, quella foto, quello è il risultato di una sincronizzazione dei radiotelescopi distribuiti su tutto il pianeta. Perché addirittura c'è il radiotelescopio al Polo Sud, insomma, cioè è un'operazione di sincronizzazione che è planetaria. E questo per me è un messaggio formidabile, questo l'ha detto anche il Presidente della Commissione Europea. È un importante messaggio che dobbiamo tenere presente. L'umanità va avanti se si unisce e si muove in modo coerente. Forse ho divagato, ma insomma al di là del coso, però è talmente, diciamo, importante questa cosa. E queste sono le onde gravitazionali. Poi il problema vero è, diciamo, no, non ci ha spiegato le onde, ci ha spiegato la deformazione dello spazio-tempo. E come si arriva alle onde? Allora, la cosa è molto semplice, perché a questo punto, diciamo, abbiamo capito che la massa deforma lo spazio, ma se la massa si muove e si muove rapidamente, questa deformazione si propaga. È come se io sono in una situazione in cui ho lo stagno, che è la superficie del liquido che ferma, lancio il sasso nello stagno e allora si propaga questo effetto. In quel caso si tratta sostanzialmente di un'onda elastica, qui in questo caso abbiamo la massa che si muove, si deforma sto spazio e questa deformazione si propaga così come si propaga l'onda nello stagno. Insomma, quindi concettualmente è semplice il passaggio, diciamo. Ecco, ma se ci investisse in questo momento l'onda gravitazionale, no? Che cosa succederebbe a noi per capire poi che cosa andate a cercare con i vostri strumenti? Supponiamo che due buchi neri si stiano avvitando uno sull'altro e sia arrivato l'eco di questa danza. Allora, in teoria a me piacerebbe tanto che arrivasse una bella onda, così dimagrisco un po' e mi allungo, va bene? Però purtroppo l'effetto è estremamente piccolo,
Per cui diciamo, noi dobbiamo, per avere dei segnali che siano dei segnali rivelabili a terra, dobbiamo avere che la sorgente sia una sorgente estremamente compatta, va bene? Per questo si parla di buchi neri, di stelle di neutroni, sono oggetti ad altissima densità, va bene? Addirittura per il buco nero definire la densità è una cosa che forse nemmeno si può fare, però nel caso di una stella di neutroni si può fare perché è una densità che è paragonabile a quella di un protone, ma tanto per darvi un'idea, una stella di neutroni è praticamente il Sole che viene compresso in una palla e questa palla passa attraverso il cerchio che è rappresentato dal raccordo anulare di Roma. Quindi prendete voi il Sole, lo strizzate, va bene? E assume una dimensione tale che il suo raggio è più piccolo o è dello stesso ordine di quello del raccordo anulare di Roma. Quindi è una densità enorme, si parla di 10 alla 14 chili al litro, insomma, cose di questo genere. Insomma, siamo a densità che sono paragonabili alla densità del protone. Quindi ci vuole compattezza, questi oggetti molto compatti e siano molto veloci, che viaggino a velocità prossima alla velocità della luce. A questo punto il segnale emesso è un segnale piuttosto intenso, si propaga e si attenua, perché propagandosi viene da grande distanza, più è distante più l'ampiezza che noi riusciamo a rivelare si abbassa, si riduce, e quando arriva a terra tipicamente questo effetto di variazione di distanza, quindi questo effetto di variazione della distanza tra due punti, è dell'ordine di un millesimo della dimensione di un protone. Che significa? In termini in gergo significa 10 alla meno 18 metri. Quindi è una cosa estremamente piccola e per misurarla bisogna mettere in campo tutte le tecnologie, va bene, che abbiamo oggi. E questo vi spiega perché nel 1916 Einstein scrive le equazioni, predice le onde gravitazionali e poi anche scrive in tedesco. Queste non si vedranno mai. E noi le abbiamo viste a distanza di 100 anni, perché per vederle ci è servito anche di poggiare tutti i nostri sforzi e le nostre ricerche sugli sviluppi tecnologici. Senza i laser moderni non avremmo mai rivelato le onde gravitazionali. Senza l'ultraalto vuoto non avremmo mai rivelato le onde gravitazionali. Quindi questo è uno sforzo scientifico che è stato portato avanti anche in virtù del fatto che la strada è stata lunga e si è basata sui grandi sviluppi tecnologici che abbiamo avuto in questi anni. E la caccia è andata avanti per anni, cioè non è, questi sforzi sono stati degli sforzi che sono durati dagli anni, dal 60, il primo che ci ha provato è un certo signore che si chiamava Joe Weber. Io definisco Joe Weber un Braveheart, il coraggioso, va bene? Anche un po' Mattarello, Joe Weber. E poi siamo andati avanti con una tecnica, inizialmente con una tecnica tutta diversa, perché l'idea... Io adesso faccio delle domande e poi naturalmente lasceremo anche spazio al pubblico se hanno delle curiosità. No, io mi sono incrociato da studente con questo tipo di ricerca quando ancora c'erano questi strumenti un po' naif a vederli adesso, no? Allora, voi immaginate che si cercavano le onde gravitazionali, quelle che poi sono state scoperte, come ci ha raccontato il professor Ricci, con dei cilindri di alluminio. Ora parleremo di LIGO e di Virgo per dire come sono fatti, si parla di laser, di chilometri. C'erano dei cilindri di alluminio, se non sbaglio, erano lunghi 3 metri, sospesi in modo che, come dire, vibrassero il meno possibile a causa delle vibrazioni della Terra, dei veicoli che transitavano vicino al laboratorio, e si sperava di vedere una variazione di lunghezza, nel caso si fosse arrivata l'onda gravitazionale, di questo cilindro di 3 metri, quindi qualcosa di particolarmente rustico rispetto. Però le tecnologie usate già erano importanti, si cercava di raffreddare, se non ricordo male, questi cilindri a qualcosa che è molto simile allo zero assoluto, cioè si arrivava a tenerli a meno 270 gradi sotto zero, proprio per limitare la vibrazione termica dell'alluminio, di questo materiale.
Si sono inventati sistemi di sospensione per isolarli dal terreno, straordinari. Tutte cose che, se non sbaglio, sono tornate utili nei grandi esperimenti Laigo e Virgo. Questo per dire che forse la scienza ha bisogno di tutta questa anticamera di tentativi falliti per arrivare a un successo, no? Ma sicuramente questo è verissimo. Ci sono due punti chiave che sono a supporto di questo. Il primo punto chiave è lo sviluppo delle metodologie sperimentali, le sospensioni, il problema di isolare. Dobbiamo vedere 10 alla meno 18 metri, quindi il primo problema è l'isolamento dal rumore sismico, dal rumore ambientale. Va bene? Quindi la questione di sospendere questo cilindro o di sospendere gli specchi di un interferometro diventa una questione cruciale, perché se non si fa questa operazione e queste sospensioni non sono efficienti nell'isolamento, non riusciamo a fare questa misura. Va bene? Quindi questo nella lunga strada percorsa, questo è uno degli aspetti che si è acquisito progressivamente. E poi ve ne sono altri aspetti, diciamo, scientifico-tecnologici. Ma c'è un secondo punto chiave, che si costruisce una scuola. Questi tipi di ricerche hanno visto generazioni di persone che si sono susseguite, generazioni di persone. In Italia questa ricerca parte con Edoardo Amaldi, che è alla fine della sua avventura scientifica, però è lui che comincia. Questo è il punto chiave. Edoardo Amaldi e Guido Pizzella sono le due persone che iniziano, sono i Braveheart italiani, diciamo. Edoardo Amaldi è Edoardo Amaldi, cioè è l'uomo che ha fondato il CERN. Tra l'altro, ho visto che il 16 qui in libreria c'è questa bellissima proiezione del documentario sulla vita di Edoardo Amaldi, che io vi inviterei a non mancare, perché Edoardo Amaldi, al di là delle sue qualità scientifiche, è un personaggio che ha una caratura, a mio parere, di politica scientifica di pochi ne abbiamo avuti in Italia. Quindi questo è un ma dopo di lui, dietro di lui ci siamo tutti noi, e adesso ci sono i nuovi. Cioè l'importanza di far crescere una scuola è fondamentale, ed è l'altro elemento chiave, e la vicenda delle cosiddette barre, cioè di lavorare su questi cilindri, e poi abbiamo cambiato tecnica, è servita perché ha formato una scuola, e coloro che sono cresciuti, a parte qui Luca Fraioli che ci ha lasciato, però io mi sono ritrovato, molti dei suoi compagni di corso sono ancora nel gruppo, sono una nuova generazione, e poi dietro di loro ce ne sono di nuovi. Cioè, questo è un punto fondamentale, e adesso stiamo lasciando l'eredità. Io in questo periodo sto andando nelle scuole a parlare per raccontare questa vicenda, e mi aspetto che qualcuno di loro, qualcuno degli studenti dei licei, siano quelli che poi prendono in mano la bandiera e vanno avanti, insomma, perché qui siamo solo agli inizi. Sì, io, ecco, ricordo appunto che Edoardo Amaldi, che per me studente era una specie di mito vivente, che ancora frequentava il Dipartimento di Fisica, è uno dei ragazzi di Via Panisperna, no? Quindi della squadra di Fermi, ed è forse lì che nasce questa scuola di fisica italiana, che, insomma, è un po' il nostro orgoglio, diciamo, per chi come me è stato un fisico solo di passaggio, e per chi invece lo è tuttora. Ovunque si vada nel mondo, i fisici italiani sono molto apprezzati. Al CERN sappiamo che abbiamo una direttrice generale che è Fabiola Gianotti, che è italiana. Abbiamo in molti campi, ci viene riconosciuta questa grande tradizione. Quindi, ecco, vorrei chiedere a te se, insomma, anche nel campo delle onde gravitazionali, questa grande tradizione nata con Amaldi ha permesso agli italiani comunque di collocarsi in un ruolo di particolare prestigio a livello mondiale. Sì, nello specifico, le persone, diciamo, la scuola italiana è nel gruppo della collaborazione Laigo Virgo, è il secondo gruppo più numeroso dopo quello degli Stati Uniti.
Quindi il peso degli italiani, devo dire che metà sono stipendiati dall'Italia, l'altra metà sono stipendiati da istituti stranieri. Ma questo giusto per dirvi il problema, il famoso problema della fuga dei cervelli. Va bene. Però il contributo italiano a questa scoperta è cruciale, su questo non c'è dubbio. E ovviamente in questa grossa messe, diciamo, di persone che hanno contribuito, poi ce ne sono svariate che sono state e sono tutt'oggi in posizione di grande responsabilità nell'esperimento. Quindi è un fatto che il contributo italiano è stato un contributo importante ed è tuttora un contributo importante. Devo dire che al di là di questo, insomma, ci tengo a sottolinearlo perché è giusto sottolinearlo, è giusto sottolineare anche il fatto che ci sono delle istituzioni in Italia che hanno dato in maniera lungimirante spazio a questo tipo di attività. Non era facile, perché diciamo, Amaldi propone di iniziare questa ricerca agli inizi degli anni 70, poi lui muore in realtà alla fine degli anni 80, ma insomma. C'era una vasta comunità di fisici che guardava questo tipo di sforzo con diciamo, con un certo livello di scetticismo, perché i risultati tardavano a venire. Questo non era solo un problema italiano, era un problema che si rifletteva anche in altri paesi. Però, devo dire, l'istituzione che ci ha finanziato, che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci ha sempre creduto e ci ha continuato a supportare e a spingere in questa direzione. Quindi questo va detto. Ed è una cosa, è un elemento importante nella scienza, perché questi sono progetti che richiedono anni di investimento. Bisogna lavorarci, bisogna crederci, bisogna essere perseveranti in quella direzione. In questo senso ci vuole, diciamo, io poi l'ho scritto all'inizio del libro, insomma, ci vuole il coraggio. Joe Weber era il Braveheart, insomma, quello che ha cominciato, ma poi ci vuole anche la perseveranza, bisogna tenere duro quando è difficile, quando la gente ti dice che non vedrai mai un accidente, tu gli devi rispondere dicendo guarda, io sto provando, lasciateci lavorare, fateci lavorare, fateci andare avanti. Questo è uno dei punti, diciamo, un altro aspetto fondamentale, e però bisogna che ci siano, diciamo, poi il supporto. Noi lo abbiamo avuto, in questo senso abbiamo avuto fortuna, perché ci hanno creduto. Ecco, forse poi lo chiederanno anche i nostri spettatori, lo dici da qualche parte nel libro, che è una cosa che ti fa un po' innervosire, però finanziare un esperimento dagli anni 80 a oggi, quindi ci sono stati almeno 30 anni di investimenti senza risultati, diciamo così. Poi ci parlerai anche di quanto è costato e costa Virgo e di quanto, perché anche Kip Thorne ci raccontava di quanto sia stato difficile farsi finanziare dalla, esattamente dalla National Science Foundation americana, questo grande investimento per due rivelatori, di una cosa che sì, vabbè, chissà quando le vedremo e quando le avremo viste, no? Cioè, ecco, il contribuente può chiedersi, ma tutti questi miliardi di dollari o di euro che investiamo in questo esperimento, per dare soddisfazione a voi fisici che avete trovato l'ennesima conferma della teoria di Einstein, o invece al di là della sfida intellettuale c'è qualcos'altro che spinge queste operazioni? E soprattutto come convincere i politici che hanno un orizzonte di 5 anni, 4 anni, no? Il mandato per farsi rieleggere, a dire bisogna investire per una roba che ci dà risultati tra 30 anni? Allora, diciamo, mi è facile rispondere alla prima parte del tuo discorso, nel senso che non sto parlando dei fisici, ma sto parlando di tutta la gente che fa ricerca, in qualche modo sta cercando di contribuire all'aumento del nostro livello culturale, sta cercando di farci capire, fa uno sforzo grosso per capire meglio come funziona ciò che ci circonda. E questo è quello che ha portato come risultato una maggiore coscienza dell'uomo, quindi ha aumentato il suo livello di coscienza, e aumentando il suo livello di coscienza inesorabilmente è anche migliorato il suo modo di vivere. Fa
Fate un confronto tra come viviamo adesso e come vivevano i nostri bisnonni, va bene? Quindi, diciamo, questo è anche il risultato del fatto che noi ci stiamo muovendo sulle spalle dei giganti, cioè noi abbiamo accumulato una quantità di conoscenze enormi che poi ci hanno portato anche agli sviluppi tecnologici. Però il punto chiave è che questo sforzo è uno sforzo fondamentale per aumentare il nostro livello di conoscenza. E in questo senso va perseguito, va bene? Bisogna sostenere questo sforzo di aumento della cultura. Poi c'è la seconda parte della domanda. La seconda parte della domanda è più complicata, perché qui la questione diventa: tu mi stai proponendo un progetto di sviluppo culturale, va bene, che ha un arco di tempo lungo. Si pensi ad esempio, adesso citavo, qui stiamo parlando delle onde gravitazionali degli anni 80, ma se io mi riferisco ad esempio a una missione spaziale, c'ha un arco di tempo di progettazione ed esecuzione che viaggia nell'ordine, una media missione viaggia dell'ordine dai 15 ai 20 anni. Si inizia oggi a parlare di questa missione e il lancio avviene su tempi di quest'ordine. Va bene. Quindi sicuramente non è nell'intervallo temporale di una legislazione. Allora l'unico modo è, a mio parere, e questo vi dico la mia ricetta, a mio parere è quello di far capire agli elettori, non ai politici, far capire agli elettori che questo è importante fare questo sforzo, come è importante sostenere l'istruzione e la scuola, che addirittura è ancora più basilare, va bene, questo è un punto chiave, va bene? Perché questo poi fa del bene sul lungo termine al paese, alla nazione, all'Europa, al mondo, va bene. Se poi il politico ha una visione che è dell'ordine delle sue elezioni regionali che scadono, lì bisogna in qualche modo cercare di fargli capire che in fondo se dice un sì, in qualche modo la storia gliene darà atto, va bene? Gliene darà atto. Noi ci ricordiamo quali sono stati i presidenti che ci hanno dato aiuto e che ci hanno sostenuto in questa operazione. Questi in qualche modo hanno sostenuto l'INFN, hanno sostenuto la ricerca, va bene. I presidenti della Repubblica durano 7 anni, i politici durano 4, anche questo è vero, si può arguire, però è un punto chiave che, diciamo, non possiamo che fare appello alla loro lungimiranza, perché questo è un fatto. La ricerca si sviluppa su un arco di tempo che è più lungo, quindi bisogna fare appello in qualche modo alla loro lungimiranza e al fatto che questo deve essere il messaggio, questo fa del bene alla società, questo fa del bene alla società, perché poi alla lunga migliora il livello di condizioni di vita delle persone, perché le persone sono più coscienti, sappiamo, a me non piace la parola dominare la natura, ma sappiamo capire meglio la natura, in tutti i sensi. Ecco, parlaci infine di Virgo, diciamo, questo gioiello che immagino sarà, insomma, in cima ai tuoi pensieri professionali, se non altro. Ci sono voluti tanti anni, è una macchina delicata che bisogna mettere a punto. Adesso sta prendendo dati, se non mi sbaglio, no? Ecco, allora, raccontiamo come fa a misurare questi 10 alla meno 18 metri nel caso arrivi un'onda gravitazionale. Allora, il principio base di Virgo è relativamente semplice se si hanno un minimo di informazioni concernenti l'ottica. L'idea base è la seguente: diciamo, l'onda gravitazionale ha un effetto che è un effetto particolare, perché se io, diciamo, se considero questo cerchio qui, quando arriva l'onda gravitazionale, quello che succede è che inizialmente il cerchio si deforma, diventa un'ellisse, e se diventa un'ellisse, quello che succede è che questi due punti, che sono gli estremi di questo dito, tendono
Anch'io è arrivata l'onda gravitazionale. Si avvicinano e contemporaneamente però l'altra parte, diciamo, del cerchio si allontana. Quindi abbiamo un effetto per cui questi due punti si avvicinano e questi altri punti si allontanano. Poi nell'altro mezzo periodo succede il contrario. Allora l'idea che di base che c'è stata è la seguente. Io metto, diciamo, faccio partire un raggio di luce, qui forse dovevo usare il computer, però non lo faccio, ma insomma faccio partire un raggio di luce. Questo raggio di luce fa un percorso che è un percorso lungo la linea orizzontale, lungo questa linea, e poi diciamo metà di raggio di luce va in questa direzione, l'altra metà del raggio di luce va in direzione perpendicolare. E poi questi due raggi di luce li faccio tornare indietro perché metto agli estremi di questo cammino, metto degli specchi, per cui il raggio orizzontale rimbalza sullo specchio e torna indietro, il raggio verticale rimbalza sullo specchio e torna indietro. Questi due raggi si ricombinano e la ricombinazione di questi raggi, perché sono onde luminose, la ricombinazione può avvenire in due modi. Le creste delle due onde possono essere coincidenti. Quando le creste di queste due onde sono coincidenti, quello che ottengo è in uscita da questo sistema, quando si sono ricombinate, ottengo luce. Se invece la cresta di un'onda che proviene ad esempio dall'alto è in coincidenza con la valle dell'onda che proviene dall'altra parte, io ottengo buio, perché un'onda cancella l'altra. Questo è un sistema che si chiama sistema interferenziale, che si chiama l'interferenza ottica. Va bene? Allora, noi quello che facciamo è costruiamo questa macchina facendo viaggiare la luce orizzontalmente e la luce verticalmente, poi la ricombiniamo. La luce viaggia in un percorso che sia in una direzione che nell'altra direzione fa 3 km, 3 km andare e 3 km a tornare, va bene? Rimbalza, torna indietro e poi si ricombina. E regoliamo le cose in modo tale di essere in una configurazione in cui la cresta di un'onda luminosa coincida con la valle dell'altra onda luminosa. Quindi questo significa che in uscita, queste condizioni normali, quando non c'è l'onda gravitazionale, allora questo significa che in uscita di questa gigantesca L, perché capite che sto andando su e giù, in questa condizione io ottengo buio, in uscita non c'è nulla. Va bene? Allora arriva l'onda gravitazionale. Che succede quando arriva l'onda gravitazionale? Succede che la luce che viaggia in questa direzione fa un percorso diverso, impiega un tempo differente dalla luce che viaggia in quest'altra direzione, perché abbiamo detto che l'onda fa questo gioco, no? Vi accorcia e vi allunga il cammino, no? Allora, questo significa che io ho sistemato le cose in modo tale da essere in condizioni di buio, però poiché cambia il percorso che la luce fa, cambiando il percorso che la luce fa, quello che succede è che se arriva l'onda gravitazionale, io comincio a vedere un pochino di luce. Quindi dal buio, dalla condizione di buio, passo in una condizione in cui vedo un pochino di luce. Questo è l'effetto, diciamo, dell'onda gravitazionale. Ora, il punto chiave è che poiché il segnale è debolissimo, il segnale gravitazionale è molto debole, l'effetto è molto debole, io vedo pochissima luce. Come ne faccio a vedere di più? Ne riesco a vedere di più se, ad esempio, io in questo strumento immagazzino tantissima luce. Cioè, se io metto dentro una potenza molto elevata, se uso laser ad alta potenza, sono in una condizione che è quasi una condizione di instabilità, cioè c'è buio, perché tutto è tranquillo, va bene, c'è buio. Quando arriva l'onda gravitazionale, il segnale è un po' più intenso perché gioca il fatto di aver immagazzinato dentro un sacco di potenza. Ora, immagazzinare potenza dentro, immagazzinare un sacco di fotoni, si dice in gergo, va bene, significa andare incontro a una marea di problemi tecnologici, va bene? Perché
avere tanta luce. Noi immagazziniamo nell'interferometro qualcosa che è dell'ordine di mezzo megawatt di potenza, va bene, di luce immagazzinata. Mezzo megawatt di potenza tendenzialmente scalda, va bene. Se scalda mi deforma gli specchi, se sono specchi normali. Allora devo usare degli specchi che siano dei super specchi, non devono assorbire per nulla luce. Quindi c'è un problema tecnologico poderoso e possente nella produzione degli specchi. E noi abbiamo inesorabilmente gli specchi più belli del mondo. Non c'è, senza orgoglio, non, è così. Sono specchi particolarissimi perché devono riflettere solo la luce emessa dal laser che stiamo utilizzando. Noi usiamo un laser a stato solido che si chiama neodimio-YAG, che ha una lunghezza d'onda di un micron, è luce infrarossa, quindi non la vedreste perché è luce infrarossa. Ma è il laser con un livello di stabilità, di potenza, di frequenza, di direzione del fascio che sicuramente è il laser migliore che c'è al mondo. Poi ce la combattiamo se è migliore il laser che sta in Italia o se è quello che sta in America, ma insomma, però sono i migliori laser che esistono al mondo, di laser continui, diciamo, che devono emettere luce con continuità. Sono gli specchi migliori del mondo a quella lunghezza d'onda. Sono delle bestie, uso questa espressione, che sono delle cose, ci mettiamo 2 anni a costruire uno specchio. La costruzione è fatta in collaborazione con industrie, che parte da un seme di vetro purissimo e poi progressivamente lo cresce fino a fare diventare uno specchio, una massa, così una massa che è dell'ordine di una quarantina di Se cade, non so se attendi disgrazie di più, Oh, diciamo. mamma mia, se cade sono dolori di pancia, soprattutto perché se n'è andato via 500.000 euro, insomma, uno specchio di quel genere costa. E poi è un super specchio, nel senso che è super levigato. Quando dico super, significa che per la levigazione dello specchio viene fatta prima una levigazione in Germania, poi viene mandato negli Stati Uniti, perché ci sono 2 aziende al mondo che fanno una levigazione di quel livello, cioè a un miliardesimo di metro di rugosità. C'è una ditta in America e una ditta in Australia, quella americana è un po' meno cara, e ci impiega mesi per preparare lo specchio. Poi lo specchio torna da noi abbiamo un laboratorio sviluppato, che è stato sviluppato da noi in Francia, è a Lione, gestito dal CNRS francese. E lì si prepara, si fa il deposito, un deposito analogo a quello che ci avete sugli occhiali. È un deposito molto specifico che fa sì che si rifletta la luce esattamente a quella lunghezza d'onda. E questo laboratorio è un laboratorio unico al mondo, tant'è vero che anche gli specchi che sono in America, di LIGO, sono costruiti in questo laboratorio. È un esercizio micidiale e questo è uno degli n aspetti, insomma, di un esperimento molto complicato. Il sistema di attenuazione per le vibrazioni sismiche è stato il frutto di uno sforzo ventennale ed è basato sull'idea del padre di Virgo, che è Adalberto Giazotto, che purtroppo è scomparso, che ci ha lasciato oramai ben più di un anno fa, insomma, ed è l'idea cruciale che ha avuto Adalberto Giazotto e che ha portato avanti con insistenza per anni, che ci ha consentito di vedere le onde gravitazionali, perché attenua cioè un numero travolgente, siamo a 10 alla meno 15, quindi Cosa può succedere intorno a Virgo eppure non si muove nulla? Ma i problemi possono essere più molteplici. Noi non riusciamo a compensare le tempeste di vento, ad esempio, no? Ci accorgiamo che c'è il vento perché abbiamo i sensori che ci dicono che c'è un sacco di vento fuori, e poi, a parte il fatto che il sensore più banale è uscire fuori, insomma, siamo in una campagna aperta, quindi, ma lo specchio non si muove,
Abbiamo la possibilità di compensare le grandi vibrazioni generate dai grandi terremoti. Ora, se il terremoto è molto forte, tipicamente quello che succede è che il sistema di attenuazione riduce la vibrazione, ma non riesce a tenere in funzione la macchina, e poi però la macchina riparte da sola perché c'è il sistema automatico di riaggancio. Ma questo è diciamo, se io vado lì e batto col martello sulla camera da vuoto che contiene gli specchi non si muovono. Ed è impressionante, insomma, questa cosa. Ed è una delle grandi, uno degli aspetti, diciamo, più interessanti e divertenti di questo esperimento. Anche con potenziali ricadute per tutta una serie di altre applicazioni tecnologiche. C'è la questione dell'ultralto vuoto. Il fascio luminoso deve viaggiare nel vuoto, in assenza d'aria. Quindi noi Per tre abbiamo qui chilometri. per 3 km, per 6 chilometri, 3 chilometri da una parte e 3 chilometri dall'altra. E il tubo da vuoto è un bestione gigantesco, è 1 metro di diametro, 1,2 m di diametro, quindi si tratta di un volume privo d'aria che è sicuramente il più grande d'Europa, devo dire d'Europa e non del mondo, perché gli americani hanno tubi da 4 km, sono 1 km più lungo di noi, quindi gli americani hanno un volume più grande del nostro. Ma questo è il frutto di uno sforzo tecnologico veramente notevolissimo, insomma, è stata un'impresa ed è un'impresa notevole. Oggi noi siamo di nuovo in misura, dal 1 aprile siamo di nuovo in misura, quindi andiamo di nuovo a caccia di buchi neri e non solo di buchi Chi avete neri. messo a guardia stavolta? Ci abbiamo i turni, ci si alterna. Tipicamente mettiamo sotto i giovani, è il compito dei giovani stare lì, come è stato il caso di Marco Drago. Quindi stanno lì in turno a vedere che se c'è l'allarme. Oramai abbiamo gli allarmi anche sui cellulari, quindi se arriva qualche cosa di interessante, lo vediamo al L'applicazione. telefono. Insomma, c'è un'app che ci dice che è arrivata l'onda. Io vorrei vedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico, insomma, mi sembrano delle cose molto interessanti quelle che ci ha raccontato Fulvio. Avete domande? C'è qualcuno? Ecco, c'è il signore, vediamo se si riesce a sentire da lì. Sì, professore, adesso si sono scoperte le onde gravitazionali, ma cosa c'è da scoprire adesso delle onde gravitazionali? Allora, noi abbiamo già avuto dei risultati interessanti, ad esempio abbiamo caratterizzato le onde gravitazionali, nel senso che abbiamo misurato la velocità di propagazione, che è la velocità della luce, va bene? Abbiamo caratterizzato i cosiddetti stati di polarizzazione dell'onda, dobbiamo continuare perché la caratterizzazione, diciamo, a tutt'oggi c'ha un errore sperimentale piuttosto grande, quindi questo bisogna continuare a farlo. E poi però adesso il punto chiave è sfruttare le onde gravitazionali, perché le onde gravitazionali ci raccontano che cosa è successo di fenomeni che non sono studiabili con gli strumenti dell'astronomia tradizionale. Cioè la collisione di due buchi neri è un processo che non emette luce. Quindi l'unico modo per poter studiare che cosa avviene in quella fase è captare il segnale gravitazionale, dal segnale gravitazionale ricostruire il processo che è avvenuto. Di questi processi che sono sostanzialmente invisibili, dovremmo basarci sul materiale. Quando voi vedete la foto del buco nero, va bene, che c'è sul giornale di oggi, voi vedete sostanzialmente la luce del materiale che c'è attorno, va bene? Però è da lì. Si può dedurre da come si muove quel materiale attorno, si può inferire se la macchia nera dentro ruota o non ruota. Va bene? È un effetto per quanto sia indiretto. Quello che c'ha uno quando vede il segnale dell'onda gravitazionale, in realtà sta misurando direttamente la rotazione. Quindi ci sono, diciamo, delle informazioni che sono delle informazioni che sono uniche attraverso questo che noi chiamiamo
oramai in gergo lo chiamiamo il nuovo messaggero, perché è il nuovo strumento per poter studiare che cosa sta succedendo nell'universo. Ora, poi ci sono altri tipi di informazioni che si possono ricavare. Ad esempio, questa foto qui, no? Non è una foto, è un disegno, questo qui, lo hanno fatto all'Università di Sonoma, tra l'altro. Questo qui rappresenta la collisione di due stelle di neutroni, non di due buchi neri, va bene? Ora, una stella di neutroni, come vi dicevo, è un oggetto che è estremamente denso, con una densità tale, media, se uno si fa il calcolo medio, cioè prende la massa del Sole e la comprime in una sfera che c'ha il raggio del raccordo anulare di Roma, gli viene fuori un numero che è un numero delle dimensioni della densità di un protone, va bene? Allora, poiché il modello tipico di una stella di fotoni di neutroni è un modello a cipolla, cioè fatto di tante strati, con la densità che dall'esterno aumenta verso l'interno si ipotizzano dei numeri che sono dei numeri enormi, più grandi della densità media, e non si capisce e non si sa la materia al centro di quell'oggetto in che condizioni è stato sta. Ora, in un processo di questo genere, quando io ho l'emissione di onde gravitazionali, il segnale dell'onda gravitazionale ci ha nascosto dentro l'informazione di come è fatta la materia dentro. Perché? Perché in questo processo questi oggetti, ancorché durissimi, però si deformano. Quindi io ho l'informazione di quanto questi oggetti si riescono ad allungare e mi dà informazioni su quella che in gergo si chiama l'equazione di stato del sistema. Cioè ci dice, almeno diciamo indicativamente, in che stato è la materia che c'è lì dentro, che è in una condizione, c'è chi ipotizza che lì in quella zona ci sono dei quark liberi, ad esempio. Un mare di quark liberi e iperoni, insomma, cioè è un problema che è aperto, e questo sono informazioni che noi possiamo ricavare con questo nuovo messaggero. Cioè non c'è, la luce non ci aiuta fino in fondo, dobbiamo coniugare le informazioni della luce che abbiamo registrato con i telescopi tradizionali in processo di questo genere con quello che siamo riusciti a vedere noi con le onde gravitazionali. Questa è la cosa importante, insomma, è una sonda. Poi c'è anche la fantascienza, che però non è tanto fantascienza. Una delle cose tradizionali che si possono fare, questo a me diverte molto dirlo, soprattutto quando ci sono i giovani che hanno visto Interstellar, va bene, con le onde gravitazionali si possono misurare come i buchi neri vibrano. Cioè, se io ho un buco nero e gli casca qualche cosa dentro, c'è un effetto che è analogo a quello che io ho quando col martello colpisco una campana. Va bene? Se io col martello do un colpo alla campana, la campana vibra. Un analogo effetto c'è quando qualche cosa casca in un buco nero. Quando casca qualcosa in un buco nero, sto buco nero vibra. Va bene? Ora, i nostri amici teorici hanno ipotizzato l'esistenza del buco nero e oramai siamo tutti d'accordo che esistono, va bene? Poi però si sta andando avanti e si ipotizzano oggetti che sono quasi dei buchi neri. Nel film Interstellar si ipotizza l'esistenza dei wormhole. Ora, questi wormhole sono delle specie di canali che fanno passare da un punto all'altro dello spazio-tempo. Ora, la caratteristica interessante del wormhole è che se ci casca qualche cosa dentro, il wormhole si comporta quasi come un buco nero, ma non proprio come un buco nero, vibra in maniera leggermente diversa, va bene? E queste vibrazioni sono, in altri termini, onde gravitazionali un pochino diverse da quelle che emette il buco nero. Quindi se questi wormhole esistono o non esistono, chi lo può dire e può mettere la parola fine o la parola inizio, sono le onde gravitazionali. Questo è quello che abbiamo in mano. E poi vedremo chi è in grado di sfruttare questa nuova cosa. Una domanda qui in prima fila. Visto che questo buco nero
con la materia e l'energia oscura c'ha qualche attinenza, cioè genera un qualche cosa. Allora, l'ipotesi che tanti buchi neri primordiali possano giustificare la questione dell'esistenza della materia oscura è un punto che si dibatte, va bene? Anche se ci sono, diciamo, delle... Spieghiamo, la materia oscura è molto più di quella ordinaria. Sì, la materia oscura è... L'energia, la materia. L'energia oscura è un'altra faccenda, che è una cosa un po' più delicata, insomma, da trattare, sulla quale ci si capisce ancora meno. Già non si capisce nulla con la materia oscura, figuriamoci con l'energia oscura. Però la materia oscura è materia oscura, cioè non barionica, non urbana, non interagisce elettromagneticamente, ma solo gravitazionalmente, va bene? E una ipotesi, non si sa di che cosa sia fatta, ci sono ipotesi, si sta cercando di misurare, di mettere in evidenza l'esistenza e di capire che cos'è che la compone, va bene? E una ipotesi che è stata avanzata a un certo livello è quella che forse, diciamo, un'alta densità di un certo tipo di buchi neri potrebbe forse giustificare la presenza della materia oscura. Devo dire che sono ipotesi sulle quali una gran parte della comunità scientifica mette in dubbio, va bene? Anche se non è del tutto abbandonata questa ipotesi. Vabbè, tutto si sta lavorando, insomma. C'è un'altra domanda? Ecco, sì. Ma quindi è vibrazione? Cioè, nel senso, l'onda è fatta di vibrazione? Cioè, qual è la... E ha a che fare con la fisica quantistica? Allora, no. Alla seconda affermazione la risposta è no. Questa è un'onda classica, va bene? E si comporta come... tutti gli altri tipi di onde che noi conosciamo, le onde elastiche, le onde luminose, quindi le onde elettromagnetiche, quindi c'ha tutti i fenomeni tipici dei fenomeni ondulatori, non so, la diffrazione, c'ha delle caratteristiche un po' diverse che sono legate al fatto che, ad esempio, interagisce pochissimo con la materia, quindi un'onda gravitazionale ci traversa senza perdere praticamente energia, attraversa la Terra intera senza perdere energia, quindi, diciamo, vedere ad esempio un fenomeno di diffrazione, che è un altro fenomeno tipico ondulatorio con le onde gravitazionali, potenzialmente è possibile, ma di fatto farlo sperimentalmente è praticamente impossibile, perché tutti gli ostacoli vengono attraversati dall'onda quasi imperturbata. Quindi in questo senso è un'onda classica, va bene, è vibrazione. È spazio che si deforma. È difficile intuire che cosa significa. Va bene, significa semplicemente che se lei si guarda, se potesse misurare ad esempio la sua altezza, lanciando un raggio di luce dalla testa verso i piedi, va bene, e misurando il tempo che la luce ci mette a fare questo percorso, praticamente si deve comprare uno di quegli aggeggini che vendono da ferramenta, va bene? Lei si accorgerebbe dell'onda gravitazionale, perché lei si accorcia e si allunga quando arriva l'onda gravitazionale. Questo succede a lei, succede a me, succede a tutti noi quando arriva l'onda gravitazionale. E questo è lo spazio. È lo spazio che si deforma. E lo so che è difficile, è difficile digerirla, è così. E le dirò di più, non è solo lo spazio, perché io adesso mi sono concentrato sullo spazio, si deforma lo spazio, ma la gravità agisce sullo spazio, ma agisce pure sul tempo. Perché, di nuovo, questo è un altro effetto tipico della gravità dimostrato da Einstein, laddove la gravità diventa più forte, il tempo rallenta. Questo è di nuovo eclatante, la dimostrazione via Interstellar, no? Che l'astronauta vicino al buco nero
resta giovane, insomma diventa lui più giovane della figlia, la figlia è novantenne e lui resta giovane, no? C'è tutti questi paradossi. Il tempo rallenta, ma il fatto che il tempo rallenti, guardi, è una cosa oramai assodata. Sì, sì, lo so, letto anche in montagna, per esempio, è più lento che... Beh, ma ancora peggio, se lei non mettesse nei calcoli questo effetto, il suo sistema GPS che le dice dove andare sbaglia, il tom-tom della macchina sbaglia dei chilometri. Quelle sono correzioni che vanno messe dentro, bisogna tenerne conto, perché i satelliti stanno su e la gravità, dove stanno i satelliti, la gravità è più debole, quindi gli orologi dei satelliti stanno viaggiando più velocemente degli orologi a terra per effetto gravitazionale. Poi c'è un secondo effetto, che è l'effetto di relatività ristretta. Però se non ci mette dentro queste correzioni, la sua posizione, perché la posizione come si calcola? Per triangolazione, eh? Cioè uno quello che fa, diciamo, il calcolo della nostra posizione è determinato dal fatto che lei c'ha il segnale che riceve col suo cellulare il segnale da tre satelliti. Quindi vede, confronta il tempo d'arrivo del segnale che proviene da tre satelliti, quindi è una triangolazione. Il GPS ci deve mettere dentro questa informazione, il fatto che il suo orologio a terra è diverso dall'altro, se no sarebbe sparato. Questa è una delle cose fondamentali, perché diciamo quando gli americani hanno usato i sistemi GPS per la prima volta in guerra, l'hanno fatto nella prima campagna dell'Iraq, loro c'avevano un sistema estremamente efficiente. A quell'epoca nel sistema GPS ci avevano messo del rumore sopra, perché erano gli unici a gestire con la piena accuratezza il sistema GPS per ragioni militari. Va bene. Senza quella correzione, il missile che doveva puntare e distruggere il carro armato di Saddam Hussein avrebbe sbagliato di qualche chilometro. Questa è la relatività generale. Quindi attenzione, è vero, è difficile capire che il tempo si deforma, che lo spazio si deforma, però è così, perché quelli il carro armato l'hanno distrutto. No, ma lì è un altro faccenda, io credo che lì c'è un effetto sistematico. Lì c'è un problema ATAC. Sì, allora non ha niente a che fare. Sospetto che non è così. Allora possiamo chiedere aiuto a Einstein. L'ATAC dobbiamo cavarcela da sopra. Praticamente con le onde gravitazionali dipenderebbero dal fatto che lo spazio non è vuoto, che lo spazio è pieno. Guardi, non è così. O forse è così. Perché il problema è che cos'è il vuoto. Certo. Come qualcuno diceva, il vuoto non è vuoto. Il vuoto, diciamo, ci sarebbe da scrivere un libro sul vuoto. Forse lo hanno già fatto, in diversi, insomma. Tra il nulla e il vuoto, appunto, il vuoto non è vuoto, perché ad esempio, diciamo, lei dal vuoto crea delle particelle, no? Quindi significa che il vuoto non è vuoto, lei dal vuoto un'interazione c'ha la creazione di elettrone positrone, ad esempio, no? Quindi cosa sia il vuoto? La sua domanda è difficile, implica una risposta complicata, però implica dietro il fatto che bisogna capire, dobbiamo capirci di che cos'è il vuoto, che non è affatto chiaro. Tra l'altro c'è un piccolo problema sul quale, diciamo, noi stiamo anche cercando di dare un piccolissimo contributo. Il vuoto, vabbè, no, non voglio rispondere. C'è un'altra domanda. Beh, non ha a che fare con Fred Hoyle questa cosa del vuoto, il fatto che si crea la materia, quello che ipotizzava Fred Hoyle
molti anni fa. Che la materia si crei dal vuoto lo abbiamo osservato e lo osserviamo continuamente negli acceleratori, ma lo osserviamo nei raggi cosmici. Lei crea coppie di particelle partendo dal vuoto, è un effetto osservato, è un tipico effetto di meccanica quantistica relativistica. Quindi direi che su questo qui ci abbiamo qui il mio illustre collega che ha insegnato queste cose per anni agli studenti. Insomma, cioè, l'equazione di Dirac dimostra sostanzialmente, spiega questo, no? In qualche modo. Visto che mai c'è. No, anche basta questo, diciamo, comunque se non lo vediamo mai il vuoto. Uno immagina sta nello spazio, è un astronauta, sta facendo una passeggiata spaziale in quello che chiamiamo il vuoto siderale, sta lì, è in realtà in mezzo al pieno, perché è pieno della luce di tutti i corpi celesti, è pieno di fotoni, di fatto non sta nel vuoto, è nel vuoto nel senso che non c'è l'aria, non ci sono oggetti intorno a lui, ma c'è la luce per esempio delle stelle, quindi vuol dire che è continuamente dentro il pieno, un pieno che magari non riusciamo a sentire. Non è visibile. No, è anche visibile, uno vede le stelle intorno, quindi sta arrivando, c'è della cosa, qualche cosa che sta arrivando, quindi non c'è il vuoto. Chiedo scusa. Il vuoto. Poi ci sarebbe il problema dell'energia 2.0, questo non è un altro discorso, però non voglio divagare. Scusa, l'ho detto. No, sì. Cioè l'occhio umano non può vedere tutto. È il cervello casomai che può vedere. Ma questo è il punto chiave della fisica moderna, cioè noi oramai siamo a un livello tale che studiamo fenomeni che vanno al di là dei nostri sensi. Questo è un punto fondamentale, ma questo da tempo oramai. Sì, sì, ho capito. Cioè, per rendere l'idea, se così non fosse, non avremmo mai avuto tutto il salto tecnologico che ci abbiamo avuto con gli sviluppi dell'elettronica. E questo è un dato di fatto, insomma, siamo ben al di là dei nostri sensi. Io farei un'ultima domanda, se ne è parlato anche ieri in un incontro dove c'era una collega, il professor Ricci, che anche lei lavora alla collaborazione Virgo. C'è stato un secondo evento molto importante che avete osservato, appunto nel primo caso la rivelazione della creazione, erano due buchi neri che ruotavano uno intorno all'altro, poi un secondo episodio dove erano invece due stelle di neutroni. E la cosa che ha, come dire, affascinato noi giornalisti, immagino anche i lettori, è che non solo avete visto questo evento è stato anche localizzato, diciamo, una zona di spazio ben precisa, è stata osservata da radiotelescopi, cioè tutta una serie di telescopi hanno puntato immediatamente verso quella zona di cielo, si è visto anche che cosa questo scontro aveva prodotto, tant'è che abbiamo avuto gioco facile nei giornalisti a titolare sull'oro dell'universo, perché sono riusciti a vedere che in questo scontro di due stelle di neutroni si era prodotto l'oro. Ora è una cosa molto affascinante che molti di voi sapranno, il fatto che noi siamo fatti di polvere di stelle, come si suol dire, cioè i materiali di cui siamo composti sono stati sintetizzati all'interno di stelle, persino l'oro che portiamo addosso, chi di noi ha qualcosa d'oro, è oro che non è stato sintetizzato sulla Terra, è un oro stellare, ecco. Ci puoi raccontare quest'ultima cosa? Sì. Dunque, l'evento di cui si parlava, che tra l'altro è rappresentato proprio qui nella copertina del libro, che è disegnata in quell'occasione dai colleghi di Sonoma. Sonoma è una università che sta a nord di San Francisco, adesso già giusto per darvi l'idea dell'internazionalizzazione, dei vari contributi internazionali che sono arrivati anche nel disegno del professor. Qui abbiamo queste due grosse stelle di neutroni, quindi sono oggetti carichi di tanti neutroni che stanno viaggiando l'una contro l'altra a velocità che sono velocità dell'ordine della velocità della luce, siamo a frazioni della velocità della luce. Quindi quello che succede è che avete questa altissima densità di neutroni che collidono tra di loro, va bene? E quindi nella collisione rapida, nel processo di cattura rapida di neutroni, si riescono a formare gli elementi pesanti, cioè gli elementi che sono più pesanti del ferro. E si formano in maniera stabile.
Allora, come è stato osservato questo? È stato osservato perché quando noi abbiamo visto l'evento è stato un processo a molti contributi, perché in questo processo, in questa collisione, si generano onde gravitazionali, si genera anche un intensissimo fascio gamma, di raggi gamma, e in cielo, diciamo, attorno alla Terra, girano dei satelliti che sono dedicati all'osservazione di questi lampi gamma. C'era un satellite in cielo che si chiama Fermi, va bene, che è il primo che ha osservato questo lampo gamma, e poi è stato confermato da un altro satellite che si chiama Integral. Fermi è una collaborazione in cui di nuovo c'è un grosso contributo italiano, va bene, e dell'INFN e dell'INAF, e anche su Integral è a dominazione europea, diciamo, e di nuovo ci sono astrofisici e fisici italiani che sono coinvolti. Questi hanno osservato il lampo gamma. Allora, un secondo e sette prima dell'osservazione del lampo gamma, i tre interferometri, i due LIGO e Virgo, hanno osservato l'evento gravitazionale, hanno osservato il segnale gravitazionale. Quindi abbiamo avuto informazioni della zona del cielo che guardavano, dove guardavano i satelliti, e attraverso i tre strumenti gravitazionali abbiamo ristretto nettamente quella zona del cielo, e abbiamo anche dato l'informazione di dove questo evento era avvenuto, a che distanza questo evento era avvenuto. Era avvenuto a 40 megaparsec, che è circa 1,3 milioni di anni luce lontano da noi. Va bene. E abbiamo mandato l'informazione a tutti i gruppi che avevano telescopi in giro per il mondo, con i quali avevamo firmato un accordo, dicendo: guardate che noi abbiamo avuto questo evento, che l'ho visto anche Fermi, e che questo evento dovrebbe provenire da quella zona del cielo, da a una distanza che è circa 1,3 milioni di anni luce. Allora, quello che è successo è la seguente cosa, che dopo 8 ore, poi vi spiego perché 8 ore, il primo telescopio che ha puntato ha subito visto, ha puntato la galassia che stava a 1,3 milioni di anni luce in quella zona del cielo, e ha subito visto che era nato qualcosa di nuovo, che c'era una sorgente nuova lì, che era proprio il risultato dello scontro di questa stella di neutroni. Dopo questo telescopio, che tra l'altro era il più vecchio che c'era in quella zona del cielo, hanno puntato tutti gli altri. A un certo punto puntavano tutti, anche quelli che non avevano l'accordo con noi, perché tutti puntavano lì, dice ci deve essere qualcosa di interessante. Hanno girato anche il famoso Hubble Telescope, che è quello, diciamo, il grande telescopio spaziale. Vabbè, ha puntato pure lì, e abbiamo le foto dell'Hubble Telescope di lì. Allora, questi telescopi che cosa hanno osservato? Riescono ad osservare, a dirci qual è la materia che circonda questo nuovo oggetto e come questa materia si sta raffreddando e sta cambiando la composizione della materia che c'è lì dentro. E in questo, diciamo, facendo questa analisi della luce che viene da lì, si è visto che si stavano formando questi elementi pesanti. Poi, devo dire, è venuta fuori la storia dell'oro, è venuta fuori perché il mio amico David Rice, alla conferenza stampa che ha fatto a Washington, ha avuto quest'idea magica, che stava lui sul palco, era in piedi a chiacchierare, e a un certo punto ha tirato fuori l'orologio del nonno, che era d'oro, ha detto: guardate, questi elementi, noi abbiamo dimostrato che l'elemento che compone questo orologio si è formato in questa vicenda. In realtà non è solo l'oro che si sono formati un sacco di elementi pesanti, si sono formati ad esempio gli elementi che noi utilizziamo nelle batterie, va bene, le nuove batterie, quelle dei cellulari, sono degli elementi pesanti che si formano in questo tipo di processi. Si è formato il platino, si è formato l'iridio, sono tutti gli elementi pesanti della tabella degli elementi, si sono formati in questo processo, e noi lo abbiamo visto nelle linee spettrali, diciamo, guardando la composizione della luce che veniva raccolta dai vari telescopi. E la cosa divertente è che poi qualcuno si è calcolato quanto oro
si è formato, perché dopo che i giornalisti hanno messo sui giornali che si era formato l'oro, eccetera, eccetera, qualcuno si è andato a calcolare quanto sarà. L'ordine di grandezza è una diecina di volte la massa della Terra. Va bene, di oro. Perché è lontano. È lontano, bisogna farsi un viaggetto un pochino per andarsela a prendere. Un milione di anni luce. Per andarsela a prendere. Va bene, se non ci sono altre domande, io ringrazierei tutti voi per essere stati qui con noi. Naturalmente un grande grazie a Fulvio Ricci, un invito a leggere il suo libro che racconta questa avventura straordinaria. E quindi grazie davvero, e anche un invito a partecipare alle altre iniziative di questo Festival delle Scienze, sia nella sede principale dell'auditorium, sia nelle biblioteche romane come questa. Grazie ancora e a presto. Io vi raccomando la visione del film su Amaldi del giovedì 16, dovrebbe essere fatto, da quello che ho visto è in programma qui in questa biblioteca. Che è il maestro di tutti. Grazie. Thank you.